E un video particolare, quello sul topolino numero 3554, perché non è dedicato a nessuna storia in particolare, ma a un articolo, l'articolo che Francesca Grati ha dedicato alla mostra Macchine del Tempo che si sta svolgendo in questo periodo a Roma, al Palazzo Esposizioni, mostra ideata, realizzata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con il gruppo Pleiadi. Con particolare emozione che faccio questo video non solo perché sul numero 3554 è citata una mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'istituto per il quale mi onoro di lavorare, ma anche perché nell'articolo con cui Francesca promuove e suggerisce ai lettori di andare a fare una visita a questa mostra vengo citato anche io insieme con Livia Giacomini, anche perché in effetti, piccolo retroscena, siamo stati noi due che abbiamo raccontato che cosa c'era nella mostra. A voler essere veramente pignoli è stata più Livia del sottoscritto, perché Livia ha seguito molto di più il nascere e il costruire di questa mostra rispetto al sottoscritto. Di fatto io ne ho visto semplicemente delle varie fasi, dei vari spazi, delle varie riunioni che abbiamo fatto nel corso di questo ultimo anno per Eduinaf, però effettivamente da quello e da come ci veniva raccontata devo proprio dire che sembrava veramente una mostra fantastica, e in questo caso devo ulteriormente ufficialmente ringraziare Francesca, che è riuscita a trovare spazio sia sul topolino 3554 sia sul topolino di 2 settimane fa, perché in quel caso nell'agenda ha citato la mostra suggerendola per poi dedicare le 5 pagine uscite sul 3554. E purtroppo sia io sia Livia ci siamo scordati di farci citare il gruppo Pleiadi all'interno dell'articolo di Francesca, e quindi mi scuso ufficialmente con tutti i collaboratori del gruppo Pleiadi se ci è sfuggita questa citazione all'interno dell'articolo. Le foto a corredo sono foto che sono state realizzate dai, diciamo, fotografi INAF, e sono molto belle e danno, secondo me, una idea abbastanza precisa, ma non puntuale, per fortuna, di quanto è bella la mostra, a cui però non sono ancora andato, per cui restate sintonizzati che perché presto spero di riuscire ad andare, quindi vi racconterò anche la mostra per presa diretta. Io vi posso raccontare e dire che dietro l'idea di Macchine del Tempo c'è un concetto scientifico e astronomico molto importante, che è legato al fatto che la velocità della luce è una velocità finita, per cui tutto ciò che noi osserviamo nel corso delle osservazioni con i telescopi, sia quelli a terra sia quelli nello spazio, è tutta informazione che ci viene dal passato, e noi più lontano rispetto alla Terra osserviamo e più indietro nel tempo andiamo. Quindi una luce che ci viene da una stella che per esempio è distante 4 anni luce da noi, è una luce che è stata generata da quella stella 4 anni fa, e quindi noi in realtà vediamo quella stella come era 4 anni fa. Se prendiamo la luce di una stella che ha percorso 100.000 anni prima di raggiungerci, noi stiamo osservando quella stella come era 100.000 anni fa, e allo stesso modo se noi andiamo ad osservare una galassia la cui luce ha impiegato 2 miliardi di anni per arrivare fino alla Terra, quello vuol dire che quella luce è stata generata 2 miliardi di anni fa, 3, eccetera, eccetera. E noi in questo modo riusciamo a capire come in realtà si è evoluto l'universo. Per cui effettivamente le macchine del tempo citate all'interno della mostra, nel titolo della mostra, sono proprio gli strumenti che gli astronomi utilizzano per osservare l'universo. La mostra però non vuole solo far passare questa idea, ma vuole anche raccontare un po' anche la storia dell'astronomia, perché per esempio il primo strumento che si incontra entrando nella mostra, e di questo sono molto contento che Francesca ha inserito la foto, è proprio il telescopio di Galileo, quello con cui Galileo ha osservato il cielo per la prima volta. In effetti non sono esattamente certo che sia il telescopio di Galileo, è sicuramente un telescopio tipo quello di Galileo.
In ogni caso, comunque, di questo genere di telescopi ne ho parlato in un'intervista a Gian Giacomo Gandolfi che ho fatto per Eduina. Se vi lascio il link in descrizione relativamente alla prima parte in cui a un certo punto abbiamo proprio parlato dei telescopi di Galileo. Inoltre, un altro elemento importante all'interno della mostra è che comunque gli esperimenti, diciamo così, le grandi collaborazioni, per essere un pochino più pignoli, che sono citate all'interno della mostra, sono tutte collaborazioni alle quali l'INAF, i ricercatori dell'INAF, lavorano. Per cui di fatto è effettivamente una mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Inoltre, molti pezzi della mostra sono stati pensati per essere il più inclusivi possibile, questo perché il gruppo di inclusione all'interno dell'INAF è molto forte, lavora da diversi anni su queste tematiche. In particolare ci sono moltissimi contenuti LIS e proprio a tal proposito presto su INAF dovrebbe uscire un articolo, per cui vi invito anche a seguire il sito ufficiale di didattica e divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Ovviamente nel corso della mostra ci saranno anche vari eventi, caffè scientifici oppure conferenze con ospiti di un certo rilievo, e non mancheranno anche le attività per le famiglie, per le scuole in particolare. A tal proposito vi lascio in descrizione un secondo link da Eduinaf su cui sono raccolte tutte le attività didattiche presenti su Eduinaf che sono in qualche modo consigliate all'interno della mostra e del suo percorso. Ovviamente vi lascio anche il link diretto alla mostra, perché se avrete voglia di visitare o se magari siete degli insegnanti di Roma o che avete intenzione di portare le vostre scolaresche a Roma in visita, ci sono anche i link per vedere quali laboratori vengono proposti e come poterli prenotare. Detto tutto questo e lasciandovi, come promesso, a un futuro video esplicitamente dedicato ed esclusivo alla mostra, che spero di fare il prima possibile, nel senso che spero di andare alla mostra il prima possibile, ovviamente, proprio fisicamente, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su tutti i nuovi video caricati. Ovviamente seguire anche Eduinaf, c'è anche una newsletter se volete iscrivervi alla newsletter. Detto ciò, non mi resta che augurarvi nuovamente buon anno!